Bene, sono con il professor Fernando Ferroni, il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È il nostro grande piacere averlo con noi al Festival della Scienza. Professore, cosa ne pensa dei festival in generale? Io penso bene di tutti i festival che non siano Sanremo. I festival della scienza, secondo me, sono un'occasione importantissima per avvicinare la scienza al grande pubblico. Credo che ci sia un grande deficit di comunicazione in questo paese, ma forse in genere nel mondo. E credo che questo formato in cui il grande pubblico viene attirato da un evento che quando tra l'altro viene fatto in città di dimensione umana, viene molto meglio perché a Roma, a Milano secondo me non verrebbe bene. E questo incontro con la possibilità di dialogare credo che sia veramente una delle chiavi perché nel futuro ci sia la ripresa di coscienza di quello che è la scienza per la società. Siamo in un ambiente che tenta di ricostruire un po' lo studio di Einstein quando l'ha lasciato poco prima della sua morte. L'emoziona questo? Einstein è considerato da tutti noi il padre nobile della scienza moderna e credo che quella che è stata la sua profondità di pensiero sia qualcosa che ancora non riusciamo probabilmente a capire fino in fondo. L'aver scritto 100 anni fa la teoria della relatività, una teoria che ha resistito, che è complicatissima tra l'altro, e che ha resistito a ogni tentativo di invalidarla e che oggi, diciamo, ci mette di fronte ai suoi ultimi test, la ricerca delle onde gravitazionali, il tentativo di capire all'inizio dell'universo come poteva mai questa relatività andare d'accordo con la meccanica quantistica, le sfide che ci ha lasciato. Quanto ci ha lasciato di costruito e le sfide che ci ha lasciato, devo dire, sono veramente un punto fondamentale, il più alto che io conosca della scienza moderna. Grazie, grazie mille. Prego.